come tante storie, da un sì per un bisogno, poi partono delle avventure indimenticabili. La mia esperienza in Bonobo nasce da una situazione difficile che si era creata, perché in realtà Bonobo era stata aperta da mio fratello e un suo amico. Abbiamo unito questo binomio, passione per il food, passione per il volontariato, per fare questa pizzeria dedicata al sociale, ovvero utilizzare lo strumento dell'arte bianca o della pizzeria vera e propria per inserire i ragazzi nel mondo del lavoro. Per un ragazzo in questo periodo non è tanto il fatto di dire cerco un tipo o il mio lavoro. Purtroppo adesso qui viviamo in una società in cui un ragazzo non può nemmeno provare a lavorare. Nella maggior parte dei casi trattiamo con persone con disturbi lievi cognitivi. Spesso e volentieri loro conoscono sì e no la famiglia e il contesto scolastico, che come sappiamo spesso e volentieri per questi ragazzi non è positivo. La prima fase è quella di un inserimento, quindi di far vedere al ragazzo che arriva o alla ragazza qual è un ambiente di lavoro. Poi la seconda fase naturalmente è quella che parte da noi, che dobbiamo vedere quali sono, no, le capacità e la capacità di inserimento. Dopo questa fase, naturalmente dialogando anche con gli psicologi, insomma con chi poi questi ragazzi ce li ha presentati, vediamo se sono in grado di diventare veri e propri professionisti di questo ambito. Non è più un inserimento, diciamo, un inserimento sociale, ma diventa proprio un inserimento professionale e lavorativo. E già ci siamo riusciti, devo essere contento, perché proprio poco tempo fa abbiamo assunto una di queste ragazze, quindi è diventata una nostra dipendente. Non ero molto sicura di iniziare, però ci ho voluto provare. È stato difficile approcciarmi con il pubblico, rispondere al telefono, andare a tavola a prendere l'ordine, perché ero abbastanza timida. Però mi ha aperto molto qui. Per me mi piacerebbe restare. E poi dopo, sì, i responsabili ci sono tante. Ci provo, poi... Ogni giorno facevo un passo in più, quindi riuscivo a imparare quella cosa, poi piano piano, poi anche a servire i clienti. Non è stato semplice, perché avanti alle persone non è semplice mai. E anche quando imparo una cosa nuova mi sento orgogliosa, soddisfatta di me stessa. Per aiutare questi ragazzi nell'ambito della cucina serve avere una grande dose di pazienza nello spiegare le mansioni, come vanno svolte, e questa pazienza va dosata ogni giorno, perché questi ragazzi hanno bisogno ogni giorno di avere una sorta di infarinata nelle cose, perché a volte può capitare che un giorno per loro è tutto nuovo, e quindi bisogna, insomma, essere molto pazienti, ecco, mettere a propria disposizione quello che uno sa, in modo che questi ragazzi acquistino sicurezza piano piano. Ogni giorno si sentano più forti e capaci. Io ho cominciato a luglio di 2 anni fa, che però mi hanno ingannato, perché io dovevo stare in sala. Poi Roberto, perché non fai una prova anche in cucina? E dalla cucina non mi ha più tolto. Non avrei mai pensato di diventare una pizzaiola, diciamo, perché comunque prima di qua non ho avuto altre esperienze. Però ora come ora mi piace come lavoro, ho imparato molto qua. Tutto quello che sto fare l'ho imparato qui. Io penso che siamo stati originali. Tant'è vero che noi non vogliamo replicare un modello, ma vogliamo inserire la mentalità di Bonobo, quindi questo coniugare insieme una ristorazione professionale all'aiuto a dei ragazzi che vogliono entrare in questo mondo, però in contesti diversi. A questo punto rivolterei tutto
con l'aiuto di ragazzi che non vedono l'ora di uscire di casa e di darci una mano, perché in realtà poi ce la danno loro una mano a noi.